Londra, il mio amore, oggi parlo ancora una volta della città che amo di più al mondo e vi do 7 consigli su cose gratis, completamente free da fare a Londra. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero se non l'hai ancora fatto, cliccando sul pulsante iscriviti che trovi qui sotto e anche su quella maledetta campanella a fianco del pulsante, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche dei video che andrò a pubblicare. E ora accompagnami nella mia amata Londra. Come sempre, quando si visita una città, dico che sembra che sia tutto a pagamento, che tutte le esperienze da fare, tu debba tirar fuori il portafoglio. La realtà è completamente diversa. C'è una marea di cose completamente gratis che puoi fare nelle città europee e non. A Londra, ad esempio, puoi visitare decine di musei statali in maniera gratuita. Sì, a Londra sembra strano, ma i musei non si pagano. I musei più importanti, la National Gallery, la British Museum, la mia adorata Tate Modern, ma tanti altri, sono davvero decine, hanno l'ingresso completamente gratuito tutti i giorni della settimana. È chiaro, rimangono a pagamento solo le mostre temporanee, ma le mostre permanenti, cioè quello che tu trovi nel museo in maniera permanente, che sono la maggior parte delle opere esposte, sono completamente gratuite e quindi puoi scegliere tu quando andare. Un consiglio in più, ci sono delle aperture anche alla sera, soprattutto nella bella stagione. Controlla perché è una figata assurda poter visitare il British Museum o la National Gallery magari dopo cena. La seconda cosa che ti consiglio sono i mercati. Spesso e volentieri quando si va a Londra la gente va a vedere Camden, il mercato di Camden, oppure quello di Portobello Road, che sono i due mercati diciamo più famosi, inseriti in tutte le guide del pianeta, ma hanno diciamo qualcosa di super turistico, cioè nel senso Portobello soprattutto anche nel giorno clou del mercato è comunque ormai pieno di cianfrusaglie per turisti. Camden è ancora molto folcloristico, molto bello, però è veramente sempre pieno, sempre difficile da godere. Invece ci sono dei mercati che sono molto belli e che più diciamo rionali, più veri, ti permettono di godere veramente dell'esperienza. Ma già partendo dal famoso Borough Market che è aperto la mattina e ti permette di vedere questo quartiere di South London in una veste completamente diversa. Il Borough Market è consigliatissimo e se vuoi un'altra chicca è Broadway Market, leggermente a nord-est di Londra, quasi lungo il Regent's Canal, ma cioè proprio poco distante dal canale, c'è questa via che è Broadway Road, dove non è una via tanto lunga, ma c'è un mercato che è bellissimo e si chiama Broadway Market, però c'è solo il sabato mattina. Mi raccomando, dai un'occhiata anche quando ci sono i mercati, perché tutti i mercati a Londra spesso e volentieri hanno un giorno in cui sono ufficiali, nei restanti giorni magari c'è qualche cosa, ma in chiave minore, quindi guarda sempre il giorno. Un altro mercato che ti consiglio la domenica è Greenwich Market. Greenwich, non Greenwich, se no i londinesi si incazzano. Greenwich Market è sud-est di Londra ed è un mercato bellissimo ed è la domenica e se vai al Greenwich Market puoi anche fare un'altra attività gratuita che ti ho già consigliato in un video delle cose inusuali da fare a Londra che ti passo qui sopra, che è passare sotto il ponte lungo il Tamigi, cioè è un ponte pedonale a cui passi sotto al fiume. Un'esperienza molto inusuale e anche un po' inquietante. Ah, è completamente gratuita. Cosa numero 3 da fare gratis a Londra è scegliere un percorso pedonale che segua un itinerario e che ti permetta di scoprire determinate cose. Mi spiego meglio. Ad esempio, la Londra di Shakespeare. Semplice, scaricate dalla rete un qualsiasi percorso gratuito a piedi, ce ne sono centinaia che vi portano a scoprire la Londra di Shakespeare e poi percorretelo a piedi, è completamente gratuito. Andate da uno spot all'altro, da una location all'altra e scoprite, oltre che zone bellissime di Londra, anche proprio la storia incentrata su quell'itinerario. Può esserci i percorsi di Epping Forest, che è una foresta vera e propria appena fuori Londra, ma ancora raggiungibile con la metropolitana, oppure dei percorsi meravigliosi lungo il Regent's Canal, che è bellissimo, ci sono dei posti, degli spot da fotografare assolutamente, come a Little Venice. Consiglio numero 4, non sono un amante dei centri commerciali, però una cosa gratuita da fare a Londra è un giro ad esempio da Harrods o comunque nei centri commerciali più famosi, anche Liberty è molto bello.
però Harrods è imperdibile almeno una volta. Ti sto dicendo che è una cosa gratis da fare perché non devi acquistare nulla, anche perché le cose da Harrods costano un rene o anche due. Davvero, potresti lasciarci qualche tuo organo per acquistare qualcosa da Harrods. Però un giro, soprattutto nella parte food, ma anche nella parte giochi, è veramente un'esperienza gratis che puoi fare. E vedi l'opulenza, vedi un supermercato con oggetti fuori dalla logica umana come prezzi, ma tutti impilati con un ordine particolare, ed è comunque un'esperienza che io consiglio, e soprattutto è uno dei luoghi iconici di Londra. Cosa numero 5, l'ho inserita nelle cose gratuite, anche se in realtà ha un costo, però ha un costo del trasporto pubblico, perché il consiglio è quello di prendere il bus numero 23 che parte circa dalla zona di Marble Arch. Quindi il costo è compreso nell'abbonamento dei trasporti che hai, e l'abbonamento dei trasporti ce l'avrai sicuro, quindi non è che la corsa ti costa realmente. Che tu abbia la Oyster Card, la Visitor Travel Card, eccetera, un titolo dei trasporti dove sono compresi i trasporti o che arrivi a un massimo giornaliero ce l'hai sicuro per muoverti a Londra. Quindi rientra in questo costo della tessera. Dicevo, il bus numero 23, ma perché te lo consiglio? Perché in pratica è un sight and seeing bus. Io odio alla morte i bus turistici, quelli che ti permettono di scendere e salire per tutta la giornata in diverse location. Io li odio perché hanno dei costi non realistici e secondo me non vale mai la pena acquistarli. Perché ci sono dei trasporti pubblici che ti permettono, con il costo di un trasporto pubblico, di fare più o meno gli stessi giri. E il bus numero 23 è uno di questi. Ti permette di partire, come ti dicevo, dalla zona di Marble Arch circa, fare tutta Oxford Street, girare verso Piccadilly, passare da Trafalgar Square, ti fa i punti più importanti del centro di Londra. E quindi è assolutamente un bus da prendere, che rientra nella tua tessera abbonamenti e ti permette di fare un'oretta, 45 minuti di giro turistico sul bus. Poi se prendi uno di quelli a due piani vai in alto e ti permette anche di fare tante belle foto. Consiglio numero 5, completamente gratuito, guarda Londra dall'alto, da alcune location che sono completamente gratuite. Ad esempio, ti parlavo della Tate Modern, il cui ingresso è gratuito, il Museo di Arte Moderna. Fighissimo, uno dei miei musei preferiti in assoluto in tutto il mondo. Ha una parte in alto, all'ultimo piano, che ti permette di avere una vista di Londra veramente carina, discreta, niente di eccezionale, però sei sul Tamigi, quindi è comunque una vista da tenere in considerazione. Un'altra vista è a Greenwich Park. Ti ho consigliato, prima di andare al mercato di Greenwich, di fare il tunnel sotto il Tamigi. Bene, la giornata che vai al mercato di Greenwich, fai un salto anche al Greenwich Park, lì vicino. È un parco bellissimo ed ha una collina che ti permette di avere una visuale perfetta e bellissima sull'altra sponda del Tamigi, perché ricordiamoci che a Greenwich sei sulla sponda sud, quindi avrai una visuale della sponda nord e soprattutto dell'Isle of Dog, di Canary Wharf, quindi della Manhattan di Londra, della parte est di Londra con i grattacieli, che è una figata. Un altro luogo consigliatissimo per vedere Londra è Parliament Hill, nel quartiere di Hampstead, dove c'è anche l'Hampstead Park. Diciamo che siamo appena fuori Londra, ma in realtà siamo ancora a Londra, a nord di Londra, ed è appena rialzato, un pochino rialzato, e anche qui nelle giornate limpide ti permette di vedere gran parte della città di Londra. Da nord il tuo sguardo spazierà verso sud. L'ultimo consiglio di cose da fare gratis a Londra, tra le tante altre, sarebbe quello di fare degli itinerari, seguire degli itinerari delle location di film o di serie televisive, come preferisci. Ti ho fatto un video qualche mese fa che parlava delle location anche a Londra di Harry Potter. Ad esempio, quello potrebbe essere un itinerario, è completamente gratuito. Cammini a Londra e vedi le location in cui erano ambientati film e o libri. Ma Harry Potter è soltanto un'idea, ci sono tanti altri film e tante altre serie che sono state ambientate a Londra. E anche qui ti passerà la giornata scoprendo angoli di Londra che magari non avevi nemmeno considerato. Come hai visto, si fa presto a stilare una lista di cose gratis da fare in qualsiasi città. Questi erano 7 cose gratis da fare a Londra. Prima di chiudere ti ricordo due cose: gli sconti che hai qui sotto in descrizione
sia sconti per appartamenti con Airbnb ben 25€, sia sconti con il codice VIAVERO da inserire nella procedura di acquisto per avere il 15% di sconto sull'acquisto di t-shirt e altri oggetti sul sito di Pumping. E queste collaborazioni, oltre a dare uno sconto a te, permettono di supportare il canale di Viaggio Vero. Grazie! Ti ricordo anche gli altri miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan anche lì. Su Instagram mi trovi come @viaggiovero e ci sono anche le stories giornaliere dove parlo di altre cose rispetto a quello che trovi qui sul canale YouTube. Se questo video ti è piaciuto, pollicione in alto, aiuta a crescere il canale e fai ancora più felice il sottoscritto. I commenti li puoi lasciare qui sotto e sempre qui sotto vedi la facciona sorridente che è anche il logo di Viaggio Vero. Se non sei ancora iscritto, clicchi lì la campanella e così la tua iscrizione sarà conclusa. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.